Allora, ci ritroviamo ancora qua a distanza di 2 mesi dalla precedente conferenza stampa nella quale noi avevamo mandato una comunicazione alla magistratura per quanto riguarda i famosi incendi che sono capitati qui a Terni. Sappiamo che la magistratura sta indagando, poi vedremo poi le risposte. Abbiamo chiesto alla magistratura di essere informati sui risultati alla fine delle indagini e aspettiamo. Però, mentre aspettiamo in 2 mesi, non abbiamo ricevuto come cittadini le risposte dovute da parte delle amministrazioni pubbliche, da parte della Regione Umbria e da parte del Comune di Terni. E quindi siamo qua a presentare due diffide, una alla Regione, una al Comune, distinte. E poi spiegherà Eva perché sono distinte, perché c'è una mancanza della Regione Umbria che spiegherà benissimo Eva. E però per quanto riguarda il Comune di Terni, noi siamo in mancanza di dati, cioè la situazione è questa e l'abbiamo evidenziata. Dopo gli incendi non c'è stato nessun dato concreto, al punto che Danilo Serva, il direttore del Dipartimento di Prevenzione del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'USL Umbria, l'altro giorno, ha dichiarato: non possiamo pensare che sugli alimenti non troviamo diossina. Che vuol dire? Cioè io come cittadino voglio sapere cosa mangio, cosa non mangio, se il mio figlio o mia figlia possa mangiare del cibo che ha avuto la diossina da questi incendi. E tra l'altro non stiamo parlando solo di diossina, parliamo anche di il nickel, supplementi del nickel, 5 anni su 7 di supplementi del nickel, come giustamente Thomas De Luca, consigliere regionale, ha sottolineato, e mal d'aria di Legambiente parla del fatto che Terni è all'ultimo posto in Umbria come inquinamento, ma la cosa eclatante è che nel PM10 52 giorni di sforamento e per quanto riguarda invece l'ozono 43 giorni di sforamento, che sono sforamenti rispetto ai limiti che sono 35 e 25 rispettivamente. Insomma, noi abbiamo fatto questa diffida e il passo successivo, se entro 90 giorni non avremo delle risposte, sarà la class action insieme ai cittadini umbri. Per quanto riguarda invece la regione, ci siamo accorti che l'importante carta dei servizi di qualità non esiste neanche sul sito web, dove dovrebbe essere fatto mostrato il lavoro delle pubbliche amministrazioni, dove un cittadino può andare sul sito, vedere com'è l'inquinamento dell'aria, ci sono dei dati o ci sono tante altre possibilità, ci sono anche sulla sanità, insomma. Non esiste sul sito della regione, anche se la legge per quello era già stato emanato nel 2013. Quindi. Cosa diversa invece a Terni è che la carta dei servizi esiste, c'è anche quindi un link per ovviamente dell'ARPA per vedere la qualità dell'aria, ma la cosa diciamo, più che lascia un po' sorpresi sono le dichiarazioni del direttore dell'USL 2 Umbria del Dipartimento Igiene dei Prodotti di Origine, Alimenti di Origine Animale, che ha detto che a Terni c'è praticamente una città antropizzata perché c'è l'industria e quindi è normale trovare inquinamento da diossina e soprattutto avere diciamo, depositi di diossina pari a zero praticamente impossibile anche nelle zone meno inquinate. Ha anche aggiunto che di consigliare un'alimentazione variegata, quindi non mangiare sempre carne, pesce e verdure, ma io ad esempio, e come me tanti altri, che sono celiaca e sono anche allergica al nickel, cosa mangio? Nickel. Se quindi la città di Terni è una città inquinata per definizione, perché c'è l'industria di vario tipo, cosa significa? Che per essere tranquilli ci dobbiamo andare tutti via da Terni?